Ok, pochi secondi, dovremmo essere online anche con loro. Ok, perfetto. Eccoci qua. Benissimo. Allora, pochi secondi, lasciamo che gli amici riempiano la sala. Intanto noi siamo puntuali, ragazzi. Saluti. Oggi è martedì 6 novembre 2018. Benvenuti a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento settimanale martedì e venerdì con il nostro TG di Sapienza Finanziaria. Che cosa facciamo qui, ragazzi? Beh, brevemente, di nuovo, mentre va a riempirsi la sala, gli spettatori arrivano. Nel salutare coloro che si sono collegati anche naturalmente attraverso il nostro gruppo Facebook qui della Sapienza Finanziaria, vediamo intanto se ci sono. Ciao Antonio, ciao Svetanka, ciao ciao, ben arrivata. Allora, ciao Daniele, ciao ciao ciao. Che cosa facciamo qui, ragazzi? Beh, cerchiamo di stare certamente insieme per condividere parte di quella che è la nostra attività di trading sui mercati finanziari. Che cos'è un'attività di trading? Lo dico per coloro che potrebbero essere qui per le prime volte. Un'attività di trading è un'attività nella quale investiamo parte della nostra liquidità per lo scopo, con l'obiettivo di farlo fruttare attraverso operazioni di acquisto e di vendita dei vari prodotti finanziari. Siamo dei commercianti, invece di vendere scarpe, banane, automobili, noi vendiamo e compriamo strumenti finanziari, quindi quote azionarie di società quotate in borsa, materie prime, quali contratti su materie prime, quali petrolio, oro, argento, carne e quant'altro. Altri strumenti finanziari sono le coppie di valute, quindi coppie di valute con il loro relativamente, con il loro relativo tanto stavo leggendo, tasso di cambio, ecco, questi sono solo alcuni indici di borsa, sono solo alcuni degli strumenti, dei prodotti, dei beni che noi possiamo commerciare attraverso, i mercati. Facendolo noi, ad esempio, di nuovo mi riferisco a coloro che potrebbero essere qua per le prime volte, di nuovo noi tentiamo di effettuare un acquisto di questo determinato prodotto. Nel caso in cui noi ritenessimo che il prezzo, il valore dello stesso prodotto potrebbe nel futuro apprezzarsi, aumentare per poi rivenderlo a un prezzo quindi superiore e realizzare delle plusvalenze. Siamo quindi un pochino degli speculatori, no? Cioè persone che cercano di guardare, cercano di capire che cosa potrebbe succedere. Siamo degli osservatori, quindi la parola speculatore è proprio questo, no? Siamo degli osservatori del mercato che tentano di comprendere attraverso lo studio dei prezzi, lo studio del passato, se il determinato prezzo di un prodotto potrebbe aumentare o diminuire, così da poter intervenire coerentemente sui mercati. Questo è, diciamo, tecnicamente la parte che riguarda il trading. Quindi investiamo del denaro, noi cerchiamo di farlo fruttare attraverso operazioni di acquisto e di vendita di prodotti finanziari. È nostro convincimento e non abbiamo trovato altro modo, altro metodo in questi 10 anni che lavoriamo di riuscire ad ottenere dei risultati positivi nel medio e lungo termine senza riuscire ad operarvi sui mercati in maniera professionale, anche se non professionistica, perché veramente non c'è bisogno di farlo come mestiere, diciamo così, principale, no? Ma certamente in maniera professionale. Cosa significa per noi, di nuovo, intanto che la sala si va a riempire? Significa, secondo noi, certamente avere delle capacità di analisi dei mercati, ma questo l'abbiamo detto, ma poi significa certamente e assolutamente riuscire a gestire
finanziariamente la nostra attività di training. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di minimizzare il numero delle perdite, quindi la quantità delle perdite, allo stesso tempo cercando di ottimizzare i profitti, quindi cercare di perdere poco quando le operazioni vanno male e tentando invece di portare a casa dei buoni profitti quando invece i mercati ci danno ragione. Ma poi certamente un'altra parte importante per lo svolgimento di questa attività di training a livello professionale è la capacità di fare gli imprenditori, di sentirci imprenditori, quindi di organizzare la nostra attività in una maniera tale da riuscire a farla, a perseguirla in maniera costante, in maniera precisa, in maniera pulita, con continuità, con precisione. Allo stesso tempo, di nuovo, in questa terza gamba, terzo pilastro che regge una buona attività di training, è la capacità di gestire le emotività che certamente, delle quali veniamo colti, no? Facendo questo lavoro. E questa qui è una parte, magari, che conoscono bene coloro che hanno già iniziato a fare training. Ecco, quando tu hai delle regole, hai un metodo di lavoro basato su queste tre importanti prerogative, tre importanti categorie di principi, allora hai un metodo di lavoro che nel trading online può darti veramente delle belle soddisfazioni. Diventa un mestiere, un'attività imprenditoriale come tutte le altre. Quindi, che cosa facciamo qui in quest'ora in cui stiamo insieme il martedì e venerdì dalle 18 alle 19? Semplicemente condividiamo quella che sono appunto i nostri personali approcci a questa attività. Andiamo a vedere quelle che sono quindi le notizie che arrivano dai mercati, ovvero non le chiacchiere e i dati in sé, ma dove vengono messi i soldi sui mercati. Quindi cerchiamo di aprire i nostri grafici attraverso i nostri metodi di analisi per andare a comprendere appunto quali sono le aspettative dei mercati, ricavando da questo le informazioni che poi ci serviranno per fare le nostre operazioni. Ma poi facciamo certamente anche della didattica, quindi laddove ognuno ha un po' il suo personale approccio a questa analisi, quindi questa è un pochino la didattica che andiamo a fare. E infine, ciliegina sulla torta, andiamo a condividere quelle che sono le nostre operazioni finanziarie in real time, ovvero quelle che abbiamo in atto in questo momento. È la nostra idea che più condividiamo queste cose e maggiori sono gli spunti di riflessione ai quali ognuno arriva e quindi implementandole nel suo trading diventa sempre più professionale, sempre più bravo. Quello che non facciamo invece, mi raccomando, è costituire servizio di consulenza finanziaria. Ecco, questo proprio, ragazzi, proprio no. Noi non sollecitiamo al pubblico risparmio o investimento, ci sono società preposte per questo. Noi qui semplicemente, ripeto, condividiamo quella che è la nostra attività di training. Ok, ragazzi, se questo è chiaro, allora direi di partire. Vediamo se ci sono. Ciao Ferdinando, ciao Chino, ciao Fabio, ciao Antonio. Ok, un saluto a tutti voi, ragazzi. Vedo che la sala ha cominciato a riempirsi. Un saluto anche agli amici che si sono collegati sul nostro gruppo Facebook della Sapienza Finanziaria. Beh, direi di andare certamente ad iniziare. Ecco qua. Ditemi se vedete il calendario economico. Una conferma sullo sfondo. Ok, perfetto. Ciao Massimo, ciao Daniele, di nuovo ben arrivati. Allora, andiamo a scorrere quelli che sono stati gli orari e l'uscita dei dati importanti.
perlomeno quelli che secondo i calendari economici sono quelli che potrebbero scatenare dalla volatilità, no? Potrebbero essere interessanti ai fini delle nostre operazioni finanziarie. Alle 4:30 questa mattina c'è stato questo importante dato, 4:30 questa notte, sull'Australia, quindi una informazione, una notizia che ha riguardato il dollaro australiano, la decisione sul tasso di interessi. Vedete che questi sono rimasti all'1,50%. Quindi notizia con dati con un'alta volatilità attesa, ore 4:30. Andiamo quindi a vedere se ci sono state notizie sui mercati in merito, ovvero se e come il mercato ha reagito a queste informazioni, a questo dato, a questa informazione che ha lasciato inalterato il tasso di interesse. Vediamo se riusciamo a diminuire un pochino lo zoom. Vediamo un pochino di linee. Andiamo su un time frame un pochino più piccolo, 15 minuti. Quindi ore 4:30. Eravamo qua, eccolo qua. Beh, direi che non c'è stato movimento alcuno da parte del mercato, se non una breve continuazione dell'inerzia rialzista che già da ieri era iniziata. Vediamo un attimino se riusciamo a condividere bene lo schermo. Adesso dovreste riuscire a vederlo tutti. Ecco ok, perfetto. Probabilmente arriva un pochino in ritardo con la connessione con la rete internet. Perfetto. Ciao Piero. Allora, dicevamo, ore 4:30, notizie sul tasso di interesse. Per quanto riguarda la Banca Centrale Australiana, tassi invariati. Vedete che in effetti il mercato non ha avuto scossoni di rilievo, quindi la notizia che arriva dal mercato di Australia dollaro, di questo importante prodotto, il cosiddetto OSSI, ci dice che sostanzialmente il mercato si è mosso con questa inerzia positiva che già nella giornata di ieri era ben visibile. Vedete questa tendenza a comprare questo prodotto, Australia dollaro, appunto questa coppia di valute. Quindi se la tendenza a comprare è rialzista, finché ci sono compratori, il prezzo quindi continua a salire, un po' come un'asta, no? Fino a che ci sono compratori, il prezzo continua a lievitare, continua ad aumentare. Questo è un trend che anche nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo, vedete, tutta la settimana scorsa è stato in fortissimo trend rialzista. C'è stato un primo segnale di cedimento del trend rialzista qua venerdì scorso, probabilmente sulla scorta dei dati dei non-farm payrolls, ma poi il mercato piano piano ha ripreso questa sorta di, appunto, tendenza rialzista. Quindi non ci sono notizie importanti, particolari, di particolare rilievo per quanto riguarda questo dato che è uscito. Andiamo a vedere se ci sono altri dati. Beh, certamente alle 16 oggi, per quanto riguarda alle 16, il dollaro americano, nuovi lavori JOLTS di settembre, il dato del mese scorso era 7,2, dato atteso 7,1, è uscito un 7,009, quindi un dato peggiore del previsto. Queste erano le ore 16 di oggi pomeriggio. Dollaro americano, torniamo sui mercati, vediamo, quindi prendiamo la coppia principale euro-dollaro e vediamo se e come il mercato ha reagito. Ripeto, erano le ore, torniamo sui mercati, scusate, sul calendario alle 16, quindi un dato negativo per quanto riguarda il dollaro
è americana, ore 16, eccola qui. Mettiamo un pochino lo zoom, siamo su 30 minuti. Ecco qua, vedete di nuovo, nonostante la notizia a tre teste, così come noi le chiamiamo, e quindi con un'alta volatilità attesa, sembra che il mercato sinceramente abbia proprio snobbato questo dato. Interessante osservare in diretta insieme a voi come il mercato di euro-dollaro sembra si stia muovendo in praticamente quasi correlazione quasi perfetta con il dollaro australiano. Guardate, un trend rialzista di breve, un segnale ribassista, ma poi la continuazione di questa spinta rialzista, né più né meno quello che stiamo osservando sull'Australia dollaro. Quindi piuttosto un dato piuttosto interessante, un'informazione piuttosto interessante. Quindi di nuovo ore 16, notizia interessante, importante per il dollaro americano, dato negativo. I mercati che comunque sembrerebbero aver snobbato questa notizia, non l'hanno presa molto in considerazione. Andiamo a vedere se ci sono altre importanti notizie per oggi, o quantomeno uscite dei dati. Alle 22:45 questa sera, per quanto riguarda il dollaro neozelandese, avremo la variazione nel livello di occupazione trimestrale. Un dato precedente era uno 0,5%, un dato atteso, un dato praticamente invariabile. Per i nottambuli o che vorranno seguire in diretta alle 22:45 questo importante dato, ve lo segnalo, 22:45, un dato importante sul dollaro neozelandese. Noi a quell'ora saremo certamente in collegamento con tutto il resto dello staff della Sapienza finanziaria e con le tantissime persone, centinaia di persone che già fino a un paio d'ore fa erano prenotate per questo webinar che faremo dalle 20:30, in cui cercheremo di condividere quella che è la vera visione della Sapienza finanziaria, del gruppo di Sapienza finanziaria. Andremo a vedere come potremmo e andremo a perseguirla, e questo oltre naturalmente a molto altro ancora. Quindi alle 20:30 noi saremo, 20:30 a oltranza, temo questa sera, e andremo a discutere di questa cosa insieme appunto allo staff della Sapienza finanziaria. Quindi direi non ci sono altre notizie, o quantomeno non ci sono uscite di dati importanti per oggi. L'ultima che possiamo andare a vedere, ripeto, 22:45 dollaro neozelandese. Andiamo a dare un'occhiata invece alle, così, una veloce passata a quello che ci propone il sito di Wall Street. Magari poi andiamo sull'ANSA, dovreste vederlo sullo sfondo. Questa sera, tra l'altro, questa notte ci saranno i midterm elections, ovvero del 2018, viene rinnovato parte del congresso. Andiamo a vedere, sono le elezioni di metà mandato, un bel banco di prova certamente per il presidente. Dice l'articolista, l'elezione di vediamo sta roba qui, che non ci serve. Non mi riesce mai di eliminarli. Al massimo cambiamo sito. Eccole qua. Le elezioni di medio termine previste per oggi 6 novembre potranno cambiare il corso legislativo degli Stati Uniti dei prossimi 2 anni e eventualmente insidiare il presidente Trump facendo scattare commissioni di inchiesta. Commissioni di inchiesta precedentemente bloccate dalla salda maggioranza repubblicana nelle due Camere. Questo, oltre ad essere un test importante sulla popolarità del presidente americano, è questa, poi, dice, la vera posta in gioco. Ok, leggo un po' ogni tanto anche i commenti. E questa è la vera posta in gioco, dicevamo,
queste elezioni, quindi molto, molto, certamente molto importante e che probabilmente potrebbe avere poi un impatto sull'azione dei prezzi. In passato i sondaggi hanno rivelato tutti i propri limiti, ma restano la base su cui ragionare. Secondo il guru delle statistiche americane Nate Silver, le probabilità sono a favore di una vittoria per i democratici alla Camera dei rappresentanti, con l'87,8% di chance, e che i repubblicani mantengono la maggioranza al Senato con la probabilità all'81,1%. Ne consegue che, se dovesse essere in qualche modo ribaltato il pronostico, è più probabile che siano i democratici a fare l'Amplein piuttosto che il contrario. Nel corso degli ultimi mesi il divario alla Camera si è sempre più allargato a favore dei democratici, dinamica opposta invece per il Senato, che ha visto crescere la chance, le chance dei repubblicani. Quindi saranno certamente un dato comunque exit poll, scusate, elezioni di metà mandato da andare a monitorare. Interessante, leggo adesso sullo sfondo, conti correnti, stangato annua del 60%, nel mirino i costi variabili. Un'altra interessante notizia, BlackRock perquisiti uffici in Germania in relazione a indagini su elusione fiscale. Dai, ci risiamo. Di nuovo, parere dell'articolista, il primo gruppo di private equity al mondo, BlackRock, ha subito una serie di perquisizioni nei suoi uffici in Germania in relazione all'inchiesta sulle presunte attività di elusione fiscale. Lo riporta il Bild tedesco, precisando che le attività illecite sarebbero state compiute tra il 2007 e il 2010, mediante articolati meccanismi di scambi di titoli azionari chiamati stripping o CumEx. A eseguire le perquisizioni sono stati gli agenti incaricati dalla Procura di Colonia, che tuttavia da parte sua non ha voluto né commentare né confermare le indiscrezioni. La vicenda interviene proprio pochi giorni dopo che il presidente del consiglio di vigilanza della divisione tedesca di BlackRock si è candidato alla futura guida della CDU, che la cancelliera Angela Merkel ha annunciato di voler lasciare. Esponente del Partito Cristiano Democratico, tuttavia, è entrato nel gruppo solo nel 2016, anni dopo i fatti contestati. Quindi rogne anche per questi. Ciao Petrica, rogne anche per questi signori. Interessante, la Tesla a breve la funzione summon e l'auto si muove da sola. Io non mi fido di queste cose, le automobili vorrei avere il pieno controllo. Entro 6 settimane, dice Alessandra Caparello, la funzione advanced summon arriverà sui veicoli Tesla. L'annuncio su Twitter da Elon Musk, quindi l'imprenditore. Ma di cosa si tratta? In sostanza, con questa nuova funzione, i proprietari dei veicoli Tesla compatibili potranno chiamare a sé la vettura con una semplice azione. Ehi, vieni qua, un po' come Furia, no? Basterà aprire l'applicazione e premere il tasto Summon, la macchina si sposta arrivando al legittimo proprietario, proprio come un cavallo. Praticamente, dice Daniele, si potrà viaggiare dormendo. Insomma, non so voi, ma a me non è che piaccia molto questa cosa di lasciare il volante, l'automobile nelle mani di un'altra macchina. Boh, non lo so. Così è. Andiamo a vedere l'ultima notizia. L'inflazione annuale stabile nell'area OCSE, l'inflazione annuale a settembre pari al 2,9%. Al netto di energie e alimenti, l'indice dei prezzi al consumo sale del 2,3% dal 2,1 di agosto. In Italia il dato registra un rallentamento passando dall'1,6% all'1,4%. Quindi, altra notizia.
Interessante. Beh, ragazzi, direi che dopo quelle che potrebbero sembrare delle chiacchiere, andiamo a vedere realmente che cosa succede sui mercati. Andiamo a vedere realmente quali sono le notizie vere, concrete, reali che arrivano dai mercati. Laddove queste, ripeto, le andiamo a trovare dove lor signori, dove i mercati, dove ognuno di noi investe i propri soldi, dove posiziona i suoi soldi, lo capiamo appunto dall'azione dei prezzi di vari prodotti finanziari. È da questo che noi, da questo studio di dove vengono messi i soldi sui mercati, noi riusciamo a ricavare le notizie che poi ci servono per effettuare le nostre decisioni operative. E partiamo di nuovo con, perché c'è una situazione piuttosto interessante, a mio avviso, quindi passiamo un pochino alla parte 2 del nostro TG, che è la didattica. Dicevo, trovo molto, molto, molto interessante quello che sta avvenendo, ad esempio, sul mercato di euro-dollaro, che è un po' il prodotto, lo strumento più scambiato a livello planetario sul mercato Forex. Questa coppia di valute, questo strumento, questo prodotto scambia circa il 70% del controvalore che viene scambiato su tutto il mercato del Forex. Quindi un prodotto assolutamente importante da tenere sempre sott'occhio. Bene. Venerdì scorso, lo ricordiamo, ci sono stati i non-farm payrolls alle, tolgo un attimino questa mascherina, alle 13:30, orario italiano. Qui erano le 14:30, ma siamo passati, siamo tornati all'ora legale. Quindi ecco qua, ore 15:30, questo è il prezzo che quotava il mercato quando è uscito questo importante dato, non-farm payrolls. Dati che hanno portato a un primo deprezzamento del prezzo, almeno fino sotto i minimi che erano fatti si stati segnare proprio nella giornata di venerdì di questo breve trend rialzista. Ma poi vedete che a partire da ieri pomeriggio c'è stato questo la tenuta sostanzialmente di questo segnale di allarme, di questo trend rialzista. Segnale di allarme che è poi è stato negato con l'inizio di questo trend, micro trend rialzista. Diceva una cosa particolare, la notizia importante, quindi anche a livello didattico, l'attenzione, mi sono tirato questa linea orizzontale su 1,1430, 1,1435, laddove è il prezzo che batteva euro-dollaro quando sono usciti i dati. Perché se il mercato andasse a chiudere bene al di sopra di questo prezzo, allora potrebbe instaurarsi uno scenario previsivo più probabile di acquisto e il movimento ribassista che c'è stato configurarsi un po' come una sorta di trappola. Andiamo a vederlo su 30 minuti, forse lo vediamo ancora meglio. Eccolo qua, questa è la rappresentazione grafica della sessione di trading che andava dalle 13:30 alle 14, il prezzo di uscita del dato appunto 1,14:33. Vedete che il mercato ha cominciato a sporcarlo un tantinino, quindi non c'è stata ancora una chiara, netta chiusura al di sopra. Se questo avvenisse, allora attenzione perché didatticamente lo scenario previsivo potrebbe essere una continuazione, anzi un'ulteriore accelerazione dei rialzi. Non è che facciamo previsioni, è un po' il nostro metodo di analisi del prezzo che ci impone di implementare uno scenario di questo tipo. E visto che questa è la parte didattica della nostra attività, ci sembra doveroso andarlo a segnalare. Vi segnalo tra l'altro questo movimento sempre su euro-dollaro a 4 ore.
prendiamo questa Australia dollaro. Di nuovo confermatemi, ragazzi, che vedete sullo sfondo i miei schermi, i miei grafici. Ok, perfetto. Dicevamo, ragazzi, su 4 ore segnalo questa bella azione del prezzo con, sposto la mia faccia qui in alto a destra, con questa bella linea di tendenza tracciata sugli ultimi massimi del prezzo, linea di tendenza che è stata rotta esattamente sul finire della settimana scorsa, dandoci quindi un primo segnale di debolezza di quello che era questo trend ribassista di breve. Il retest su quest'area, il retest di questa linea è andata poi a posizionarsi su dei minimi importanti dello stesso trend. Vedete che il mercato non riesce più ad andarci al di sotto e quindi anche sul orizzonte temporale un pochino più ampio sembrerebbe che i mercati stiano confermando questa importante rottura. Quindi se sui time frame minori il mercato dovesse riuscire a prendersi con una bella chiusura il prezzo di uscita dei dati, quando appunto venerdì scorso alle 13:30 sono usciti i dati sui non farm payrolls, le buste paga americane, attenzione perché lo scenario previsivo diventa davvero davvero assolutamente rialzista. Quindi su 30 minuti aspettiamo questa conferma e su 4 ore abbiamo già a livello tecnico qualcosa di molto molto interessante. Ok, infatti era proprio quello che volevo andare ad osservare. Vediamo se ci sono commenti a riguardo. Stavate osservando qualcosa anche voi, ragazzi, magari su questa importante coppia. Cosa ne pensate di questo commento? Quindi condividiamo magari un pochino. Quindi per quello che mi riguarda, attenzione massima a questo prezzo che potremmo andare a chiudere al di sopra di 1,1430, andando a configurare una falsa rottura che sui non farm payrolls sarebbe molto 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 importante per quello che potrebbe essere lo scenario previsivo più probabile, quindi una continuazione dei rialzi. Segnalo anche sul time frame molto importante settimanale questa sorta di molto chiara pausa di continuazione. Sposto un attimino di nuovo la mascherina. Siamo nella parte didattica del nostro TG. Vedete che c'è stato questo piccolo trend, minimi e massimi crescenti. Siamo sul settimanale, quindi un impulso rialzista e un ritracciamento che ha davvero la forma proprio classica, no? Della pausa, che non ha nulla a che vedere con una pausa lunga di tipo laterale in cui il mercato si muove con oscillazioni tra due aree, ma poche candele bidirezionali, tutte all'inchiuso in una volatilità molto stretta e quindi una classica figura di continuazione, una pausa del primo movimento rialzista in atto. Quindi tutte analisi, tutte osservazioni sul prezzo che potrebbero lasciare intendere una più probabile, ripeto, più probabile continuazione di questi rialzi. Vediamo se qualcuno di voi ha C'è Emanuela, ad esempio, che a livello di trading proprio operativo ha già una posizione aperta in acquisto, probabilmente. Poi tra un attimo ci andiamo proprio su questa coppia. Massimo, che ci vede una configurazione a cui bisogna prestare attenzione, magari tra un attimo ti passo lo schermo o il microfono. Anche Daniele dice si sta anche formando una divergenza sul mensile di continuazione, direi molto interessante. Andiamo a vedere laddove sono informazioni queste delle divergenze che danno noi delle buone
indicazioni. Ecco qua abbiamo un impulso rialzista. Questo è un primo punto di rotazione da tenere monitorato. Siamo nella parte didattica, quindi è di questo ciò di cui discutiamo in questa parte di TG. Punto di rotazione qui, vedete che già su questi primi punti di rotazione, o quantomeno di pivot, di punti di swing, scusate, punti di rimbalzo, il mercato dell'oscillatore, che è il derivato del prezzo, sta iniziando ad oscillare, facendoci vedere qualcosa di diverso. Quindi abbiamo, ebbene, ringrazio quindi il collega e l'amico Daniele che ci sta indicando, ci sta segnalando questa divergenza di azione tra l'euro-dollaro, il prezzo, la rappresentazione grafica su un orizzonte temporale mensile e il suo derivato. Così come noi qui in Sapienza Finanziaria siamo fusi fare, è un po' un metodo di analisi che ci sta dando delle ottime indicazioni. Vedete che i due, prezzo e il suo derivato, si muovono in maniera divergente. Uno crea dei punti di rotazione di volta in volta a prezzi superiori, ma le oscillazioni dello stocastico sono un pochino inferiori. Direi che la media dello stocastico non è ancora incrociata, non è ancora andata a cocciare, diciamo così, con lo stocastico, quindi potrebbero esserci ancora potenziali affondi, almeno fino a quando non ci potrebbe essere l'incrocio. Tuttavia, direi che l'indicazione è buona, a mio parere. Sicuramente lo stocastico è già in divergenza rispetto ai prezzi, e quindi sul mensile una quantità di dati enorme, quindi molto molto affidabile, un'indicazione molto efficace di questa cosa. Quindi grazie Daniele, assolutamente ottima conferma di quello che potrebbe succedere. Intanto mi blocco, scusate, ma devo andare a vedere anche i vostri commenti. Claudio ci dice che sul time frame settimanale c'è una specie anche di testa e spalle. Se il ritracciamento rimbalza sulla linea del collo, può essere un bel segnale. Andiamo a vederlo settimanale. Potrebbe essere una cosa tipo così, poi magari ce lo facciamo dire dall'amico e collega Claudio. Quindi attenzione esatto, perfetto. Il test spalle ribassista, certamente. Attenzione a questo test, laddove quest'area, laddove se questa quest'area potrebbe dovesse tenere, potrebbero esserci davvero dei buoni rimbalzi. Siamo sul time frame weekly, quindi molti dati in entrata e assolutamente dati importanti da tenere in considerazione. Non andiamo a oltre per quanto riguarda la didattica, andiamo invece a vedere la nostra operatività, cosa stiamo facendo sui mercati, se ci sono operazioni in atto da parte di qualcuno. Ore 18:40, abbiamo solo scusate, solo abbiamo più o meno 20 minuti per condividerle. Quindi, se qualcuno ha delle operazioni a mercato, questo è il momento. Dopo la parte didattica, andiamo a condividere quelle che sono le nostre operazioni. Intanto, saluto a tutti gli amici che si sono uniti anche oggi al nostro TG. Mi sembrava di aver letto Massimo, ma anche Emanuele. Il primo a prenotarsi è stato Emanuele. In questo caso andiamo a vedere. Anzi, prima che io ries non riesca più a riprendermi il grafico, volevo condividere i miei due trade. Ho chiuso il long settimana scorsa e sono di nuovo posizionato long,
Vado ad aprire un attimo. Ecco qua. Questa volta con due posizioni, con due trade sull'euro-dollaro. Uno su un orizzonte temporale un pochino più ampio. La prima operazione è stata aperta ieri su questo pattern di long, quindi. Ieri pomeriggio, su questo pattern di esaurimento di questa spinta ribassista, le ragioni del long ve le ho descritte anche precedentemente. Abbiamo tutte queste divergenze e abbiamo questo lavoro sul 4 ore, questa rottura di questa linea di tendenza e il retest su aree importanti. Quindi un metodo di analisi molto semplice che ci ha dato un segnale operativo. Siamo quindi in acquisto e abbiamo un primo prezzo a pareggio, quindi con un trade che viaggia a rischio zero. E nel primo pomeriggio ho invece aperto un'operazione long, di nuovo da metodo, sapete che sono un pochino un manovale, no? Del trading, amo fare anche cose molto semplici. Questa volta sulla spinta di questo trend rialzista, su grafici un pochino più stretti, eccolo qua, esattamente sul 5 minuti, anche se non amo molto tradare questi orizzonti temporali, ecco qua, aumento un pochino lo zoom, vedete questi prezzi che questi prezzi che creano supporti, supporto di nuovo, la rottura di questa area importante, il retest che ha portato alla resistenza, sapete, no? L'analisi tecnica, supporto che è rotto diventa resistenza, ma poi la ripresa del prezzo originario mi ha dato proprio il là all'acquisto, quindi un segnale operativo netto, quindi supporti, resistenze, ma di nuovo il mercato che ha la forza e ci dimostra la forza dei compratori, quindi long con uno stop al di sotto del pattern e quindi stiamo gestendo anche questo long. Quindi due posizioni. Ah, ok, Emanuele, non hai l'applicazione sul cellulare, quindi non riesci a farci vedere le tue operazioni. Ok, andremo da massimo non c'è problema. Quindi ecco, queste sono le mie due operazioni che in atto, tutte e due in acquisto sull'euro, una su un orizzonte temporale un pochino più ampio e uno sul orizzonte temporale invece quasi oserei dire intraday. Vado immediatamente da massimo. Naturalmente, ragazzi, se qualcuno ha dei trade in atto che vuole condividere, me lo dice che io gli passo lo schermo. Questo è proprio il momento giusto per farlo. Sono gli ultimi 15 minuti del nostro appuntamento del TG. Di nuovo prima di questa sera, quando alle 8:30, insieme a tutto lo staff della Sapienza Finanziaria e fondatore stesso Giulio Pasquini, andremo a fare qualcosa di assolutamente, credo, straordinario, quantomeno per i contenuti che andremo a condividere. Allora, Emanuele, ti vengo, scusate, Massimo, ti vengo a cercare, come dice quella canzone. Intanto saluto le decine di persone che sono con noi, eh. Luigi, Matteo, Michi. Eccolo qui, Massimo. Un attimino che lo facciamo passare da questa parte. Massimo, oramai dovresti essere esperto, dovresti riuscire a prendere
microfono e schermo. Diamo tempo alla rete di... Eccoti Eccomi, mi sentite? qua. Ciao Max, Ciao, bentornato. ciao. Ciao, ciao, Lo ciao Max. schermo, ecco, aspetta, che vediamo se riesco a aprire lo schermo. Lo vedete? Diamo il tempo, dovrebbe arrivare. Eccoti qua. Perfetto. Ecco, questa è l'analisi che volevo farti vedere sull'euro-dollaro. Questo qua è un settimanale e come si vede chiaramente è una fase ampiamente ribassista, con ogni volta che ha toccato questa trend line poi è sceso, poi andando un time frame un pochino più sul giornaliero e qua, e poi anche sull'orario dove c'è. Anche qua vediamo questa trend line anche sull'orario che sta toccando questa trend line qua e poi viene giù. E poi c'è anche ormai a contatto con questa qui che appunto era ormai è diventata una resistenza visto che è stata bucata. E quindi ecco si trova in questa fase qua, in questa zona qua. Quindi è interessante appunto vedere come si svilupperà se una volta toccata verrà giù o avrà la forza di rompere e poi quindi proseguire. Invece le due operazioni che ho aperto sono queste. Questo Prima qua è che andassi avanti, desideravo, scusami, far notare a tutti quelli che sono qua insieme, come il grafico sia uguale, ad esempio, no? Nello specifico per me e per Massimo, ma abbiamo due metodi di analisi diametralmente opposti. Il mio metodo di analisi che mi dice, tra le tante cose che potrebbero succedere, una visione rialzista di questa coppia di valute l'euro-dollaro, quindi uno scenario previsivo più probabile long, laddove invece Massimo, con il suo particolare metodo di analisi, ci mostra una situazione diametralmente opposta, quindi con scenari previsivi assolutamente invece ribassisti. Quindi segnalo Sì, questa appunto di attenzione. cosa molto Sì. interessante. Mentre le due operazioni che ho a mercato sono questa qua sul dollaro australiano, dollaro americano contro dollaro australiano. Sono entrato ieri perché ho visto la rottura di questa trend line. Anche qua, ogni volta che aveva toccato, poi era sceso. Mentre 3 giorni fa aveva rotto con forza. Con questa candela qua molto importante, c'è stato un piccolo pullback su questa candela qua e ho visto che ha tenuto, quindi ieri sono entrato e vediamo un po' come si evolve. E poi l'altra invece sull'USD CAD, anche questa qua sta andando bene, sono entrato anche questa ieri, ho visto che c'era questa configurazione qui, anche qui appunto. Insomma, ho pensato che potesse salire perché ha tenuto questa trend line dopo che ha bucato, ha tenuto un pochino. Sono sceso dai time frame, sono andato sul grafico orario. Questo qua una media mobile, un altro indicatore con medie mobili varie. Ho visto che ha rotto questa congestione, questa zona qui, e per adesso, insomma, mi sta dando ragione e sta andando su. Ecco, queste sono le due operazioni che ho. Sentendoti ragionare, Massimo, sembrerebbe che segui proprio molto la price action, no? Cioè l'azione del prezzo e prendi delle decisioni operative basate molto sul presente, no? Non hai diciamo così, sempre lo stesso metodo per andare ad individuare quelle potenziali opportunità, ma a seconda del momento in cui, per quello che è la tua analisi, si trova il prezzo, poi prendi delle coerenti decisioni operative. È Sì. così? Cioè, contrariamente al sottoscritto che invece, di nuovo, usa sempre quel metodo e se il mercato non fa quella cosa, non opera,
quella cosa che si aspetta non opera, tu magari sei capace che un'opportunità di trading magari riesci a trovarla praticamente sempre se vai a vedere il mercato, no? Sì, no, beh, non proprio sempre, perché comunque parto comunque da un'analisi più lunga, guardo sempre settimanale, giornaliero. Ad esempio, sugli altri mercati, ieri non ho trovato niente, sulle altre coppie di valuta ho preferito rimanere fuori. Anche, Ah, ok. non so, io sto seguendo anche l'oro, però vedo che dopo aver fatto la sparata che ha rotto la trend line, questo qua è il grafico dell'oro sul giornaliero, vedo che ormai sta congestionando in questa zona qua. E quindi fin quando non vedo una rottura importante di un livello, non preferisco rimanere fuori da questo mercato qua dell'oro. Quindi hai delle regole comunque abbastanza fisse su cui basare la tua analisi? Sì, parto comunque sempre dal price, ecco, il grafico della price action con un time frame lungo e poi cerco magari l'opportunità d'ingresso sull'orario. Sì, difficilmente vado su time frame molto brevi, 15 minuti, 5 minuti, non li uso mai. Ecco. E quindi poi appunto vedo come si comporta, magari guardo con altri indicatori, con l'Ichimoku, se si trova sopra o sotto la nuvola, insomma. E quindi mi regolo per poter entrare al mercato. Ecco. Comunque, soprattutto mi piacciono con gli swing trading, quindi la rottura di precedenti minimi e massimi, la tenuta o meno di supporti e resistenze sia statici che dinamici. Ecco un po' questo qua, quello che faccio. Sì, la price action, no? L'azione del Sì. prezzo classica, quindi livelli chiave, quelli che secondo proprio quello che andando a cercare e individuare sui grafici sono quelli che diventano i livelli importanti, pattern, candlestick, e quindi di nuovo rappresentazioni grafiche di un orizzonte temporale più breve, quindi la classica azione del prezzo, come qualcuno la chiama, la price action, che ci dà poi le informazioni di base che poi ognuno può andare a filtrare, se lo desidera naturalmente. Con vari strumenti, no? Ichimoku, indicatori vari, medie mobili e quant'altro. Quindi Certo, molto, certo. molto interessante. Come gestirai le operazioni, Massimo? Hai già un'idea di come le gestirai? Ad A esempio, dire la verità, questo non ho settimana. ancora. Sì, scusa. Quindi tornando, eccolo qua. Sì, questo è l'AUD/USD. Vedo un po' appunto come si comporterà. Certo, se dovesse salire, poi pian piano sposterò lo stop loss fino a portarlo a break even e così Non sarò hai un tranquillo. target prefissato, quindi. Ma finora qua non vedo, insomma, io penso che ecco, possa arrivare magari a questo livello qua, almeno me lo auguro, dove ho tracciato più o meno questo livello, ecco. È il massimo relativo precedente, quindi Sì, più o certamente meno, sì. tecnicamente è un buon livello, certo. Sì. Ed anche sull'USD CAD lo stesso, anche qua vediamo un po', anche qua appunto porterò più solo lo stop loss e anche qui spero di arrivare magari anche qua sul massimo precedente. Quindi l'importante è spostare lo stop a pareggio e quindi poi diventa tutto più semplice. Una volta che non si perde, che è la cosa È importante, poi dopo. vero, a livello psicologico, a me capitava soprattutto quando ero all'inizio, no, del mio training reale, riuscire a pareggiare i conti, ad azzerare l'esposizione finanziaria, mi dava quella sorta di sollievo per dire adesso i miei soldi sono in cassaforte, no? Qualunque Certo. cosa vada, comunque cosa succeda, va bene. Questo Sì. però personalmente mi portava a commettere degli errori dovuti proprio a questa forte emotività laddove maneggiavo sul trade prima di quando avessi dovuto farlo. E quindi mi capitava che dei buoni trade nati bene, per i quali avevo accettato il rischio inizialmente, alla fine venivano chiusi male con uno 0,2, 0,3, 0,5, 0,8%, l'1%.
scusa, rapporti rischio rendimento 0,2, 0,5, 0,8 o rapporti rischio rendimento 1, laddove invece il mercato poi faceva movimenti più ampi. Ecco, quindi ti segnalo questa mia personale limite che avevo proprio soprattutto all'inizio, quando a livello emotivo questo desiderio, questa sensazione di piacere che sentivo, di serenità, di tranquillità che avevo quando pareggiavo i conti, questo a volte mi faceva poi sul conto, mi dava fastidio perché i trade venivano chiusi prima. Quindi un po' un colpo al cerchio, un colpo Ma al. in effetti è forse anche più difficile la gestione, quindi l'uscita da un trade che non è l'ingresso, perché poi gli ingressi si trovano bene o male con tante tecniche, ognuno Con trova la facilità, sua, poi, esatto. però poi appunto è quello che fa la differenza, è la gestione, quindi money management e la gestione del trade, quindi sapere anche dove uscire e in Esatto, che è la modo gestione uscire. del trade che dipende proprio dall'emotività, no? Certo. Perché puoi pianificarla, la gestione di un qualunque trade, ma poi a livello emotivo non riesci a portarlo avanti, portarlo fino in fondo e lì subentra il terzo pilastro, no? Proprio la parte irrazionale di noi. Quindi gestione del trade uguale emotività che ti porta a non gestirla così come l'avevi pianificata. Certo. Assolutamente. A me capitava proprio molto, molto all'inizio questa cosa e ha penalizzato molto l'operatività. A livello di gestione del rischio, vedo delle size piuttosto ridotte. A beneficio di Sì. sei un maniaco della gestione del rischio, cioè il capitale psicologico ci tieni molto. Beh, sì, Le è size importante. basse. Sì, assolutamente è importante. Appunto, come dicevamo adesso, il capitale psicologico, quindi la tua emotività, quindi saperla gestire bene, quindi entrare con size piccole, insomma, mi dà, per ora mi dà, anche perché appunto sono. E questo qua è un conto reale, quindi non è un conto demo e quindi insomma ci tengo, ecco, a Certo. gestire nel modo corretto e so che rischio poco e quindi anche per Assolutamente questo. sì. E poi appunto una volta magari cioè, si può sempre aumentare, no? Quando vedo se le cose vanno bene, se riesco appunto a gestirmi bene la cosa, anche se anche ormai sono tanti anni che opero, ma sul Forex non è da molto, sono 2 o 3 anni. Io ho sempre fatto molto di più titoli azionari, ETF, obbligazioni. Ho fatto per un po' di tempo anche future. Da quant'è che tradi, Massimo? E beh, ormai saranno più di 15 anni. Ah, però. Sì, ho iniziato forse con le prime. Diciamo le prime banche che hanno dato l'opportunità di operare con l'home banking e quindi con le prime banche tipo Directa, che è stata una delle prime SIM a far operare insieme a Fineco, a far operare sul mercato con home banking, quindi con il trading online. E ho iniziato da allora. Sono passato attraverso altre banche, altre SIM, insomma. Fino ad operare anche appunto con i future americani, DAX, Bund, per qualche anno l'ho fatto anche su quello, però lì ecco, lì veramente poi l'ansia che ti metteva quando operavi con i future, soprattutto strumenti così volatili come il DAX o quando l'uscita dei dati, insomma, c'era sempre il cuore in gola, quindi Era devastante, sì. ho capito, assolutamente sì. Ho liberato il microfono anche a Claudio, ma sto guardando l'orario, che sono le 19. Claudio, ci sei? Sì, ci sono. Vuoi chiudere Ciao. tu, ma proprio brevissimamente, Allora, va stavi dicendo, bene, ma ti chiudo. salutarti ovviamente. Certo, allora ti chiudo in un altro modo, lascia perdere quello. Come dicevo qui a Massimo, lui fa delle analisi molto simili alle mie, infatti si vede la classe, insomma. Ah,
Tra l'altro anch'io uso Directa, la uso tuttora, è uno dei miei broker. Comunque no, ti dicevo, volevo farti vedere allora un'altra cosa, invece che dove sono dentro, volevo farti vedere una cosa oggi sui futures. Purtroppo, come diceva Massimo, lui non ama tanto i time frame piccoli, nemmeno io, però sul mini FIBO ho cominciato a tradare sui 5 minuti. E oggi c'è proprio un classico esempio dei fractal sui time frame più bassi. Infatti compariva tranquillamente quello che era un cup and handle, cioè la tazza con il marchio. Su 5 minuti di oggi, purtroppo io non l'ho tradato, oggi avevo un po' di impegni e ho buttato l'occhio solo saltuariamente, sempre quando non c'era nulla, e comunque se non sono proprio un po' tranquillo davanti non lo faccio. Su quale Comunque, strumento, scusa, mi è sfuggita la... sul FIB italiano, Ah, ok. sul FIB. Oh, ottimo, ottimo, ho capito. Bene, 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 ottimo Claudio, grazie mille. Ci siete stasera, ragazzi? Alle 20:30? Avete impegni? Avevate Io boh, sono via. No, qualcosa da fare? Ok. io sono interista, però mi registrerò la partita. Ah, La ospite, vedrò bravo, dopo. stasera gioco col Barcellona. Porco Sì. cane che bella concomitanza. La registro, la Wow. vedo più tardi. No, infatti, a che ora gioca? Alle 9? Sì, mi pare sì, Col 8:30, 9. Barcellona, no? Messi in panchina, mi pare di aver sentito. Beh, non ho guardato, non lo so. Mi pare di sì. Rientra, ma mi pare di averlo letto stamattina sulla Gazzetta che è in panchina. Speriamo bene. Poi noi l'Inter ce l'abbiamo domenica qui in casa, qui a Bergamo. Quindi sarà una bella partita davvero. Ok, dai ragazzi, direi che abbiamo dato. Interessantissimi, come al solito, gli interventi di Massimo e di Claudio, che ogni volta ci dimostrano quanta esperienza abbiano e quanto valore aggiunto possano dare al nostro consueto appuntamento del martedì e del giovedì. Quindi ringrazio personalmente a nome della Sapienza Finanziaria. Ringrazio anche coloro che nei commenti danno ogni volta gli spunti di riflessione per implementare le nostre metodologie, quindi Fabio, Daniele, Emanuele e quant'altro, Piero. Quindi ragazzi, grazie, grazie, grazie a tutti voi. L'appuntamento è per venerdì prossimo, ore 18, TG della Sapienza Finanziaria. E per chi volesse di nuovo esserci insieme a tutto lo staff della Sapienza Finanziaria, ore 20:30. Ragazzi, noi ci saremo. Ciao a tutti, grazie di Ciao. nuovo. Alla prossima, grazie Massimo, grazie Claudio. Ciao Ciao, ciao, ragazzi. grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Buon trading, Ciao. ciao ragazzi. Buon tempo. Grazie. Ciao, 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 ciao.